Per il concerto di Ferrara sono 50.000, poco meno di 50.000. I lavori, noi abbiamo cominciato il 2 di maggio, siamo stati baciati all'inizio da un bel tempo, poi abbiamo avuto anche della pioggia pesante, 24 ore di seguito di pioggia, e i lavori stanno procedendo in maniera come da programma e siamo tutti molto determinati e molto felici e appassionati di poter contribuire a regalare un sogno ai 50.000 che saranno lì e che credo se lo ricorderanno per tutta la vita. Il consiglio che mi sento di dare è di venire più leggeri possibili, ma non sto parlando dell'aspetto fisico, non poco vestiti, leggeri con la mente, col cuore, con l'animo, di venire con un atteggiamento quasi da bambini, di tirare fuori il fanciullino che è in noi, perché è l'unica maniera per poter godere di quello che ci succede ogni momento della nostra vita. Noi siamo fortunati perché abbiamo una vita, c'è chi la subisce la vita. Ecco, il mio consiglio è di venire al concerto non subendo la vita, quindi per esempio lasciando perdere di continuare col telefonino, a mandare messaggi a chissà chi, fotografare e quant'altro, ma di godere del momento, cogliere l'attimo.